per molti anni, diciamo per esempio dopo la seconda guerra mondiale fino agli anni 60, il nome di Nietzsche in Italia e soprattutto in Germania naturalmente, ma in genere nel mondo occidentale, fu una sorta di tabù, anche se i tecnici, diciamo coloro che si occupavano di storia delle idee, lo continuavano a nominare, ma fu escluso dalla conversazione culturale politically correct perché era stato il filosofo del nazismo. Naturalmente Nietzsche, siccome era morto nel 1900, difficilmente poteva essere esplicitamente e consapevolmente il filosofo del nazismo. Tuttavia la sua erede principale, quella che curò poi la pubblicazione degli inediti, anche con delle manipolazioni che hanno dato luogo poi a delle dispute all'edizione critica che finalmente fecero a partire dagli anni 60, giusto in Italia, cominciando in Italia, Giorgio Colli e Mazzino Montinari, insomma la sua erede, la sorella Elisabetta Förster, Elisabetta Nietzsche, maritata Förster con un signore che era famoso per le sue teorie politiche antisemite, eccetera, la sorella declinò in maniera reazionaria e conservatrice l'eredità di Nietzsche, tanto che nel 1933 ricevette a Weimar, dove intanto si era costruito nella casa in cui Nietzsche era morto, un archivio Nietzsche che esiste ancora adesso, dove molti di noi nicciologi hanno studiato per qualche tempo, ricevette in questo archivio Nietzsche a Weimar Hitler e gli fece dono di un bastone che era appartenuto al fratello Friedrich, così consacrando in qualche modo il nuovo dittatore della Germania come un erede spirituale e politico di Nietzsche. Insomma, Nietzsche era o non era, certo non era formalmente un nazista, ma la sua filosofia è o no la filosofia del nazismo? Questo è il problema che tutti si sono sempre posti, anche perché quando si riprende Nietzsche, per studiarlo come un filosofo che ha ancora qualche cosa da dirci, la prima obiezione che ci si rivolge è: ma come, volete rispolverare il nazismo? Non vi rendete conto che le sue idee danno luogo a queste conseguenze politicamente inaccettabili, eccetera, eccetera. E questo naturalmente è una questione. L'uso che si fa dei libri dei filosofi è sempre molto complicato da stabilire, cioè sono davvero responsabili di tutto quello che gli interpreti hanno tratto da loro oppure no? Ovviamente moralmente no, ma certo la questione si pone e deve essere